alimentazione e sicurezza alimentare. È il tema del partecipatissimo convegno organizzato dal gruppo Granarolo nel suo auditorium a Bologna. Il presidente Giampiero Calzolari ha anticipato le iniziative per i 60 anni di Granarolo, che ha come mission la coesistenza dell'innovazione e dell'unicità del Made in Italy. Dobbiamo essere competitivi a livello territoriale, quindi mettere insieme il saper fare. Oggi parleremo anche di una nostra iniziativa, un acceleratore di imprese, di start-up per meglio dire, che dovrebbe proprio andare nella direzione, nel nostro intento di fare pragmaticamente, mettere insieme imprese diverse, istituzioni diverse per un progetto magari comune di nuove iniziative nel settore dell'agroindustria, della sostenibilità ambientale, del cibo e quant'altro. Sul palco anche la presidente di CAMST, Antonella Pasquariello, che ha parlato della sfida di garantire la sicurezza alimentare nella refezione scolastica, mantenendo i pasti a costi contenuti. Parlare oggi qui a questo convegno di refezione scolastica e sicurezza alimentare è un tema che ci appassiona ormai da 70 anni, tali sono gli anni in cui noi realizziamo queste tipologie di servizio su un pubblico delicato come i bambini, ma non solo, perché CAMST serve tutti i giorni più di 100.000 pasti in tutta l'Italia centro-nord e il tema della sicurezza alimentare è sicuramente uno di quelli che ci sta più a cuore in tutta la filiera che va dalla selezione delle materie prime, alla preparazione e alla distribuzione e anche alla stessa progettazione poi di questi menù, perché poi dietro appunto un servizio che arriva sulle tavole dei bambini c'è tutta una fase di progettazione che noi realizziamo insieme alle amministrazioni locali piuttosto che alle dietiste loro e alle nostre che cercano di elaborare menù equilibrati.